Elena Mirulla, l'autrice di Sexy Days e vari altri fumetti editi da Cronaca di Topolino. Questo è il mio ultimo nato, Sexy Days 4. E lo potrete trovare allo stand di Cronaca di Topolino, questo a Lucca Comics and Games, Padiglione nel Giglio, Piazza del Giglio. Questo fumetto, come sempre, è della miniserie Sexy Tales, che è una miniserie a fumetti sexy umoristica dedicata alle favole più famose che tutti conosciamo, ovviamente interpretata a modo mio in maniera buffa. E praticamente questo quarto volume, come tutti gli altri fumetti della miniserie, parla di tre storie differenti, tutte autoconclusive. In questo volume abbiamo la storia di Alice nel Paese della Meraviglia, che sarà la storia più lunga e più complessa rispetto a tutte le altre, e poi ci sarà la storia della Sirenetta, sarà quella un po' più sexy, diciamo, e umoristica anche ovviamente, e poi la storia di Aladdin, che sarà anche quella molto umoristica e anche sentimentale, come tutte le storie di Sexy Tales, che hanno comunque un lieto fine romantico, diciamo, nonostante le varie zozzerie che ci sono. E questa che vedete è l'edizione normal. Se volete vi faccio vedere qualche piccola anteprima. Queste sono le primissime tavole di Alice. E poi vorrei passare subito a farvi vedere anche l'edizione Deluxe, che ha una sovracopertina e una cover variant. Qui ovviamente vediamo Alice in tutta la sua sensualità. E oltre questi avremo anche come novità, per quanto riguarda me, questo calendario, sempre dedicato a Sexy Tales per il 2016 ovviamente, dove vedremo in ogni mese varie delle protagoniste della miniserie di Sexy Tales. Ovviamente interpretano il mese in cui sono protagoniste. Oltretutto ci saranno anche altri miei personaggi che si chiamano le zodiachine per arricchire il calendario. Vi faccio vedere qualcosa. Ovviamente è un calendario da parete. E io spero che questa piccola anticipazione vi piaccia e che ci verrete a trovare un stand di Cronaca di Topolino, Padiglione Giglio. E ciao a tutti! Serie di speranza, vuoi, vuoi, vuoi.